Raffaello Leonardo, canottiere, ho partecipato a un po' di Olimpiadi vincendo qualche medaglia alle Olimpiadi, mi sono divertito facendo lo sport. Oggi qui a Tenacemente, come è scritto qui alle mie spalle, vogliamo rappresentare il valore dello sport e i valori che lo sport può trasmettere a tutti questi giovani ragazzi che oggi qui ci ascolteranno. Quindi non basta il talento, ma c'è bisogno di un po' di applicazione, oltre alla passione e tutte le altre belle cose che uno fa per praticare lo sport. Quindi cercheremo di far capire a questi ragazzi perché l'abbiamo fatto e perché ci siamo appassionati nei nostri settori, nelle nostre discipline. Mara Sant'Angelo, oggi è rappresentante degli atleti all'interno del Consiglio della Federazione Italiana Tennis e del CONI. Oggi sono qui dopo aver appeso la racchetta al chiodo da diversi anni per dare un messaggio importante ai nostri giovani. Dico questo perché io ho un'esperienza e una storia abbastanza significativa sotto questo punto di vista, perché quando ero piccola mi era stato detto che non avrei mai potuto giocare a tennis a livello professionistico a causa di una malformazione al piede che mi ha sempre in qualche modo ostacolato nel mio percorso sportivo. Sentivo dei dolori lancinanti, però la motivazione era talmente tanta, la mia passione e la voglia di arrivare mi ha portato a tenere duro, a non mollare, a non arrendermi. Buongiorno a tutti, io sono Silvia Salis, sono qua a Sanremo, ma insomma sono vicino a casa perché sono di Genova e ho fatto 2 Olimpiadi nell'atletica leggera e oggi sono qui per parlare davanti a questi bei ragazzi di mentalità sportiva, di cosa voglia dire aver trascorso tanti anni nello sport e di che eredità appunto nella mentalità ti lascia. Francesco Postiglione, nuoto e pallanuoto. Allora, questo hashtag Tenacemente significa tanto, significa trasmettere ai giovani l'essenza positiva, i grandi valori dello sport e soprattutto dire loro che lo sport è una palestra di vita, lo sport insegna ad affrontare la vita in maniera diversa, essendo fortificati, perché le difficoltà che si possono incontrare nello sport sono quelle che poi si affronteranno nella vita. Quindi fare sport significa essere persone migliori e avere con sé dei valori che ti porti dentro per tutta la vita.